come stai? Ciao a tutti. Allora, oggi andiamo un pochettino avanti qua con la porta perché questa mattina non so per quale motivo ci sono 12 gradi, quindi è caldo e riusciamo ad andare avanti. E direi che come lavoro è venuto piuttosto bene e quindi io proverei quasi quasi dare già la mano di impregnante, pulire bene tutto e poi diamo una mano di impregnante, ok? La batteria mi sa che è andata. Oggi va bene che non ve lo uso, ma quei pannelli che tirano 11 e 9, niente, quella mi sa che mi tocca cambiarla. Ok, ho già messo lo scotch dappertutto, qua non metto niente e poi vado piano piano col pennello e sono a posto. Questi li tagliamo e poi ci siamo attenti. Oh mamma, bello denso, eh? Ma vedete che questo qui va dato così, puro. Non stai a preoccupare. Anche qui nell'alluminio perché voglio verniciare tutto. Sono un gran paciugone della miseriazza. Che paciugone. E sono paciugone. Paciugone. Questo qui è il risultato, ok, con una mano di prime. Non vi preoccupate se si vedono le spennellate, che bisogna carteggiare poi tutte le varie goccioline con una carta vetrata fine, 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 e poi si dà la vernice. Questo serve solo per far aggrappare la vernice dopo. Quindi eventuali spennellate brutte, tipo queste, eventuali collature, non ve ne frega niente. L'importante è che prenda dappertutto, ok? Quindi adesso la porta è così. Ok, che poi ci starebbe anche bianca, eh? Anche bianca avrebbe il suo perché, ci starebbe. No, però la uniformerò tutta. Boh, si vedrà. Si vedrà. Ok, ragazzi, allora ho cambiato idea. Questo video qui doveva uscire prima di tutta questa serie di video che sto facendo adesso, però siccome ne sto facendo uno ogni giorno e non voglio che questi video escano fuori molto in ritardo, ho deciso già di iniziare a pubblicarli. Quindi oggi è il 22, voi inizierete già a vederli, diciamo ci saranno quei 5-6 giorni di differenza. E mi sembra giusto così, altrimenti andrei avanti troppo e voi vedreste questi video tra 2 settimane.
perché c'è un'altra settimana di programmazione e poi dopo inizierebbero questi video, quindi sarebbe troppo, non mi piace. Voglio che sia abbastanza in tempo reale, diciamo. 5 giorni ci stanno. E quindi questo video qui non lo pubblico più, l'ho reso privato e lo pubblico nel mio gruppo Facebook. Quindi, se voi lo volete andare a vedere, c'è solo se vi iscrivete nel gruppo Facebook e lo potete vedere lì. Lì c'è l'elenco che vi porta link che vi porta a YouTube e lo potete vedere. È un link privato e quindi lo potete vedere solo se fate parte del mio gruppo Facebook. In questa maniera do anche un po' di priorità al gruppo, avvantaggiandolo. Infatti, per chi è iscritto nel gruppo di Facebook, farò in questa maniera. Molti video ne inizio a pubblicare prima sul gruppo e poi li renderò online. Qualche video, non tutti ovviamente, però è per, diciamo, agevolare il gruppo. Ecco. E anche alcuni video, di tutti i giorni forse le pubblico più sul gruppo che su YouTube. Bene, detto questo, vado avanti a fare un po' di video, di editing, perché altrimenti i video non si montano da soli. Ci vediamo dopo! Ok, ho carteggiato con la carta vetrata, quella super fine, la 240, e qui c'è la vernice già diluita al 10% dello stesso colore del camper interno. Quindi iniziamo dalla prima mano. Ho deciso di utilizzare un pennello più piccolo, così arrivo a far meglio anche i bordi e faccio meno fatica. Voilà. Vedete come viene bene? In realtà non viene proprio perfettamente liscia. Ci sono delle imperfezioni che rimangono, tipo qua rimane un po' a buccia d'arancia, però è lo stesso. Va bene. E questo è il risultato della prima mano. Ora si deve asciugare e poi vediamo se stasera è caldo, se caso che gli do anche ora la seconda mano, se no facciamo domani. C'è ancora qualche colatina. Ecco. Diciamo che più o meno viene così. Ora non sembra lo stesso colore, sembra un po' più marrone. Vediamo se dal video si vede, ma dopo quando si asciuga dovrebbe venire lo stesso colore. No, 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 dal video non si vede. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Allora, qui ci sono i rotoli con tonno, insalata, pomodori. Poi qui abbiamo il salame Milano e il formaggio tagliato a fette. Qui abbiamo la coppa di testa con il formaggio brie. Coppa di testa, questa qua, bella, unta, grassa. E qua cosa facciamo? Prosciutto crudo con, cos'è? Messo lo stracchino. Poi ci mettiamo un'insalata così è più leggera ed è più salutare.